Adesso andiamo a vedere la tua partita. Allora, magari dato che lo scopo era quello di vedere come carriera, saltiamo la landing phase e vediamo a che punto sei dopo la landing phase. Ok, perfetto, giusto? Abbiamo il doppio del farm dell'altro, abbiamo 6 kill. Questo qua in teoria è un game vinto, giusto? Se apro questo replay, vedo tutti più o meno pari, poi vedo Darius enorme e dico ok, punto. 200 euro sul team rosso. E dopo 40 minuti mi accorgo che ho perso 200 euro. Ma porca vacca, cosa è successo? Allora, una cosa molto importante da considerare è in che modo vogliamo cercare di usare questo vantaggio, perché è innegabile che tu abbia un vantaggio adesso. La domanda è come vogliamo utilizzarlo. Tu lo puoi usare in due modi, come abbiamo detto, o split pushando, vuol dire che in questo momento se tu sei più forte di chiunque in 1v1 e hai anche la possibilità di fare eventuali 1v2 oppure di salvarti se vieni chiuso, perché a tutti gli effetti anche se ti ganka il jungler non possono dirti molto ora come ora. Sarebbe più un rischio per loro che un rischio per te. Tu quello che vuoi fare generalmente è split pushare, ok? Vuoi tranquillamente lasciare che il tuo team s'arrangi, non importa se ti fanno punti di domanda in testa, eccetera, perché tu hai una missione e la tua missione è aprire tutta la loro base, prima da un lato, poi dall'altro e così via. Ricorda che in questo game vince chi uccide il Nexus, giusto? Non vince chi ha più kill, purtroppo, se no sarebbe stra divertente. No, scherzo, ovviamente, diciamo questo aggiunge una componente di strategia che dobbiamo rispettare. Quindi quello che vogliamo fare è cercare di utilizzare il fatto che siamo più forti sempre di chiunque in uno contro uno per creare delle situazioni dove noi ci isoliamo dal resto del team in modo da creare pressione. Okay? Questo è un termine molto particolare su League of Legends perché non è una cosa calcolabile, non c'è nessun grafico, nessuna statistica di fine partita che ti dica quanta pressione hai generato o sotto quanta pressione era il team nemico per via del lavoro che hai fatto te. È più un concetto che si capisce giocando. Okay? Se in questo momento sta per spawnare il drago, giusto? Aspetta, qua è già spawnato, andiamo un attimino indietro, vediamo anche col timer giusto. Ok, va bene. Allora partiamo da qua in poi. Tu qua ruoti, uccidi Galio, ok? Suppongo sia stato attraverso una tua azione. In questo momento il tuo team ha un buon controllo di questo lato, giusto? La mid l'avete già pushata, la bot ha già la prio. Quindi se qua qualcuno cerca di giocare attorno al drago, il tuo team ha già una buona posizione. Se in questo momento tu pushi la top, quindi ti vai a prendere questa wave e pushi la top e cerchi di prendere questa torre qua, almeno una persona deve venire a difendere, forse addirittura due. Okay? E in ogni caso uno non ti regge, vuol dire che piano piano quella torre tu gliela butti giù, se la prova a difendere lo ingaggi, se non prova a difenderla chiaramente te la sta lasciando gratis, quindi tu qua puoi sempre creare dei vantaggi e se uno di loro ti risponde, qua sono quattro, ok? Togliamo un attimo Galio, quindi se uno di loro risponde a te, solamente tre persone sono libere per contestare il drago, quindi qua tu avresti creato un 4v3 in favore del tuo team. Questo non ti dico che è sempre vinto, ok? Perché abbiamo tutti fatto le solo queue dove il nostro team in quattro muore, dando tripla, quadrupla kill a qualcuno, eccetera, eccetera. Però è una cosa che succede molto raramente, giusto? In una situazione di questo tipo, se noi lasciamo che questa cosa si giochi 100 volte, probabilmente 80, forse addirittura 90 volte, questo finisce bene per noi. I nostri vincono il fight, i nostri prendono il drago, i nostri piccano un tizio e poi fanno il drago, i nostri approfittano dopo aver preso il drago di andare a botta. Quindi ci sono tante situazioni dove finisce molto bene. Poi c'è un 10-20 dove finisce male. Magari il drago viene stilato, forse questa è la più comune tra questi 10-20. Poi c'è la situazione che è due volte ogni 100 dove Vayne fa quadra kill. Quindi diciamo non è una cosa molto probabile. Quindi tu nel momento in cui fai questo tipo di giocata, crea una situazione molto buona qua e in più una situazione buona qua. Quindi, diciamo, anche tu dal tuo lato stai lavorando, non è che stai in base e guardi cosa succede, anche tu stai facendo il tuo. Nel momento in cui vai, dimmi pure se hai domande. Appunto, proprio per questo, cioè, che volevo chiederti prima cosa dovevo fare, però mi hai già risposto, cioè, controllare ogni tanto il team, come sono messi, e basta, cioè, alla fine sono un carro armato, devo pushare o la top o la bot. Più o meno, più o meno. In questo caso andiamo top che è lontano dal drago, giusto? Quindi ci isoliamo rispetto ai nemici. Questo perché sei più forte di tutti in 1v1, questo devi ricordartelo. Ok? Se no cambia il modo in cui prendere le decisioni. Se per caso, vediamo la situazione opposta, tu pushi qua e l'urgot nemico dice no basta, non ho più voglia di morire da Darius, vado coi miei e cerco di forzare un 4v4.
Okay, ok, questo potrebbe essere un problema perché 4v4 non è detto che lo vincano i nostri. Sì, abbiamo un vantaggio, però è soprattutto in tasca nostra, quindi quando noi siamo top il vantaggio è top. La cosa è, che cosa succede se questo 4v4 finisce male? Se finisce male, loro probabilmente prendono qualche kill e prendono il drago. Però noi abbiamo preso un sacco di farming top, siamo diventati ancora più grossi, ci siamo sicuramente presi questa torre, abbiamo negato un sacco di farm sotto questa torre qua, e se loro ci mettono troppo gli apriamo pure la base. Ok, che è una cosa probabile però, per questo esempio facciamo finta di aver preso unicamente la torre. Quindi quando tu vai top, il nemico non c'è, tu sai che di sicuro guadagni cose, e poi forse vinci, forse perdi qua. Quindi nel peggiore dei casi è un trade di vantaggi, dove però tu guadagni sempre di più, quindi tu come Darius diventi ancora più grosso. Nel migliore dei casi tu vinci e intanto il tuo team vince, oppure fa un 2x2. In ogni caso, tu qua stai sempre creando qualcosa di molto buono. E la cosa è che loro si hanno preso un piccolo drago, magari se arrivano 4 draghi potrebbe essere un problema, però di tempo ce n'è, ok? Questo è solo il primo dei draghi. Quindi per le prossime azioni e così via, tu dopo aver aperto qui sarà un po' più difficile attaccare l'inibitore, la torre dell'inibitore così presto in game. Quindi piuttosto swap e inizia a lavorare su queste torri qua. Ok? Con la stessa logica. Una cosa da considerare è che quando tu sei più forte del nemico nello split push, non devi necessariamente tirare dritto. Ok? Prima mi hai detto che hai capito. Tiro dritto, faccio il trattore? Sì e no, nel senso che se tu attiri qua qualcuno a cui non puoi dire molto, esempio, viene a difendere Galio e Galio ha avuto un'ottima laning phase, magari adesso è molto grosso, può wave clearare tranquillo, non può ucciderti ma neanche tu puoi uccidere lui. Quindi qua non riusciresti a prendere un vantaggio. Però l'hai visto teleportare poco fa, ok? Sai che l'ha usato poco prima che l'hai ucciso. Sì, sì. In questo caso, se disegniamo i pallini sulla mappa, facciamo voi in rosso, tu sei qua, il tuo team è qua attorno al drago, Galio è venuto qua ma non al TP, e il resto del loro team è qui che vuole contestare. In questo caso sono tutti vivi, non abbiamo fatto la kill. Tu qua puoi utilizzare la priorità che hai nella tua lane, quindi hai pushato Galio sotto torre, lui sta la stittando, per ruotare e forzare un fight che è un 5v4. Quindi di nuovo una situazione dove tu sei in vantaggio. Quindi qua non stiamo neanche cercando di capire qual è il tuo ruolo nel fight, semplicemente stiamo vincendo di macro. Non abbiamo neanche bisogno di fare un 5v5. Ovvio, Galio dobbiamo fare attenzione perché quando finisce di pulire si può muovere, può arrivare in range di ulti. Però comunque un po' presto non avrà la ulti di rank 2 in questo momento, quindi ha un cerchio molto corto e di conseguenza deve comunque camminare un bel po' per arrivare. Quindi qua abbiamo un 5v4, mettiamolo a timer, ok? Abbiamo, non lo so, 20 secondi per forzarlo. Se aspettiamo troppo, lì ci siamo giocati un po' la nostra carta vincente. Quindi dobbiamo cercare di essere rapidi nel forzare. Quindi è molto importante, quando tu sei un big boy, cercare di isolare i nemici attraverso lo split push, sia per continuare a farmare per te, a diventare grosso, sia per mettere pressione e poi valutare come usare la pressione. Faccio un altro esempio di pressione. Immagina di essere qui e, dato che da questa lezione in poi warderemo sempre alla perfezione, adesso vedremo anche questo, i nemici cercano di chiuderti in tre. Ok, hai un ward davanti, arrivano anche Sejuani e Galio. Ok, cercano di chiuderti. Dato che hai una ward, tu qua ti allontani, guadagni tempo, magari usi anche una summoner se proprio ne hai bisogno. In questo momento, in topside sei 1 contro 3, vuol dire che il resto della tua mappa è 4 contro 2. Tu qua puoi anche aiutare con un paio di ping sul drago, oppure semplicemente puoi lasciare che loro si creino i vantaggi che vogliono. Anche se non saranno super coreani a prendere immediatamente il drago, magari pushano un po' la bot, prendono una placca, il jungler invade e porta via un paio di campi, il mid pusha e fa perdere un'intera ondata che lui si è fermato. Quindi qua, se tu fai un buon lavoro, il tuo team ne approfitterà, anche se non sempre nel modo migliore. Poi più sali di ido e più una cosa così viene punita immediatamente. Qua si fanno il drago, divano la bot, arriva anche il mid e fanno 2 torri. Solo perché tu ti sei, tra virgolette, fatto chiudere intenzionalmente. Però al momento non possiamo chiederlo, vero, ai nostri compagni. Dobbiamo un po' accontentarci di quello che succede. Ok, volevo vedere un paio di cose innanzitutto sulle ward, quindi come dobbiamo guardare mentre split pushiamo, perché tirare dritto come un carro armato è un'ottima frase, però non deve essere presa troppo alla lettera. Generalmente, allora, vediamo prima la giungla blu, poi vediamo la giungla rossa.
Nella giungla blu ci sono due incroci fondamentali quando attacchi la tier 2. Questo incrocio qua è quello più vicino a te, è quello dove generalmente vuoi un trinket giallo in questa posizione. Ok, allora il blu te lo sconsiglio quando sei in questa situazione qua. Il blu è migliore quando sei nel team che sta perdendo e avete poco controllo di mappa. Quindi fai fatica a muoverti e così via. Alcuni giocatori di low molto alto usano il blu anche quando stanno vincendo e lo usano in questo modo qua. Dato che hanno un'ottima map awareness, sanno sempre dove sono i nemici e se per caso mentre pushano si accorgono che mancano un po' troppe persone, lo attivano nel punto dove si aspettano che i nemici possono essere. Ok, però è molto più complesso da utilizzare, perché devi proprio sapere cosa stai cercando e dove lo stai cercando. Per adesso, se tieni il trinket giallo quando split pushi, è come avere una specie di mini support tascabile, dove gli chiedi guardami qui ogni volta che vuoi andare a pushare una torre. Quindi okay. In questo caso, se tu attacchi la tier 2, metti una ward qua e ti metti la tua control, anche quello dobbiamo sempre comprare, sempre avere una o due control quando usciamo dalla base, la metti qua dentro. Tu qua sei completamente coperto da ogni tentativo di strada che i nemici possono provare a fare per chiuderti e li vedi tanto in anticipo, quindi anche se stai giocando bello aggressivo qui, hai tempo di allontanarti. Ok? Quindi copri con la tua vision i due incroci. Se per caso stai attaccando ancora la tier 1, ok? Quindi sta arrivando diciamo da qua, generalmente conviene guardare un pochino più a fondo. Okay? Ok? Non hai sempre un sacco di vision in questi casi. Una cosa carina che puoi fare è mettere una control ward, la sposti un po' in giù verso il fiume e il tuo trinket giallo lo metti un po' più avanti, così tutti quanti i passaggi sono coperti e se per caso la tua control viene rotta, hai comunque ottenuto le informazioni che ti servivano per pushare questa torre. Ok, benissimo. Se invece tu vuoi split pushare la torre dell'inhibitor, qua abbiamo bisogno di essere coperti più o meno qui e qui. Vogliamo vedere a chiunque attraversa, diciamo, la mappa da mid a top. Quindi in questo caso magari lasciamo una ward in questa posizione, qua possiamo anche metterci una control, non importa. L'importante è proprio che vediamo chi arriva, perché stiamo facendo un lavoro un po' pericoloso. La ward da mettere qui dentro, devi fare attenzione a una piccola cosa, se tu la metti qui, qua si crea un cono d'ombra. Ok, perché c'è un muro e quindi la ward non può vedere dietro l'angolo. Quindi qualcuno che passa da questo corridoio lo vedi davvero molto tardi. Magari tu sei qua che attacchi la torre e vedi il tizio quando è più o meno alla tua stessa altezza. Quindi potrebbe chiuderti. Invece quello che vuoi fare è mettere la tua ward leggermente più a sinistra in modo da vedere tutto il corridoio. Così appena qualcuno ti cerca di chiudere, arriva qui e già tu lo vedi e puoi reagire. Ok, è solamente una questione di centimetri. Perfetto. Sì. Non cambia la posizione delle ward tra una giungla blu e l'altra se stai attaccando sull'altro lato. Vedi che è esattamente identico a quello che abbiamo appena visto, però sul lato opposto. Quindi vediamo quando attacchi una giungla rossa. Allora, per attaccare la prima torre, tendenzialmente quello che vuoi fare è coprirti con control ward qui o qui, va benissimo anche un po' sopra, e cercare di tenere il tuo trinket giallo nel tribush. Così hai informazioni su chiunque cerchi di chiuderti. Ok, lo vedi in anticipo, hai tempo di allontanarti, generalmente scappi di fianco ai cespugli così ci mettono di più a raggiungerti e dovresti cavartela tranquillamente. Nel momento in cui attacchi la seconda torre, quindi qua andiamo più nel mid game, quello che vuoi fare è cercare di avere informazioni su questo incrocio e su questo incrocio qua. Quindi tendenzialmente quello che fai è una bella control qui e il tuo trinket giallo va davanti. E ricorda che non dovrebbe essere pericoloso andare a mettere visione, perché primo, tu sei sul lato opposto a dove loro stanno giocando. Se tu split pushi questo, è probabilmente perché stanno guardando tutti i Rift Herald, il Baron, eccetera. In più, tu ci andrai sempre dopo aver finito di farmare una wave. Quindi, se immagina di prendere l'ultima wave qui, dove sai che è un po' più safe, vuol dire che i tuoi minion avanzeranno sotto la torre, il tuo avversario sarà costretto a venire a raccogliere il farm sotto torre. Intanto tu puoi tranquillamente andare a mettere le tue due ward, tornare, prendere la prossima wave e qua puoi giocare molto aggressivo. Ricorda che se sei coperto nessuno ti può chiudere. Poi attento a cose tipo Rengar, Nocturne e così via, perché quelli sono molto più difficili da gestire solo con la visione. Qua stiamo vedendo i casi molto più generici che troviamo in quasi tutte le partite di solo queue. Ok, quando poi attacchi questa torre, tendenzialmente una ward a questa altezza e una magari un po' più indietro. Generalmente o la metti più o la metti più, l'importante è che vedi questo passaggio.
We'll be right back.